Per introdurre l'argomento di questa lezione, iniziamo a considerare questo semplice enunciato. Esistono due numeri irrazionali, tale per cui il primo elevato al secondo è un numero razionale, di conseguenza è esprimibile come la frazione di due numeri interi. La dimostrazione è molto semplice. Prendiamo A uguale a B uguale alla radice quadrata di 2. Allora, evidentemente, A alla B è la radice quadrata di 2 elevato alla radice quadrata di 2. Questo valore è ovviamente razionale oppure irrazionale. Nel primo caso abbiamo dimostrato il risultato. Nel secondo caso cambiamo e prendiamo A pari a radice quadrata di 2 elevato alla radice quadrata di 2, che a questo punto sappiamo essere irrazionale, e prendiamo B uguale alla radice quadrata di 2. Allora calcoliamo A alla B, che è la radice quadrata di 2 alla radice quadrata di 2, il tutto elevato alla radice quadrata di 2. Questo è chiaramente pari alla radice quadrata di 2 elevato alla seconda, ovvero è uguale a 2. Questa dimostrazione è chiaramente corretta, ma è anche in fondo insoddisfacente. È un simpatico trucco, ma alla fine noi non sappiamo quale coppia di numeri irrazionali soddisfi la proprietà enunciata nel teorema. In effetti abbiamo una scelta tra due possibili coppie di candidati, ma la dimostrazione del teorema non ci offre nessun modo per decidere quale fra le due coppie soddisfi la nostra richiesta, da cui la nostra insoddisfazione. Al contrario, la seguente dimostrazione è differente. Se noi prendiamo A come la radice quadrata di 2 e B come il logaritmo in base 2 di 9, noi sappiamo che A è irrazionale e facilmente dimostriamo, come d'altra parte illustrato nella slide, che anche B è irrazionale. Ora, se noi proviamo a elevare A alla B, sostituendo semplicemente il valore che abbiamo scelto e facendo i conti, vediamo che il risultato è 3, cioè un numero razionale.
questa dimostrazione non è essenzialmente più complessa della precedente. Però, alla fine, noi non solo sappiamo che l'enunciato della slide precedente è vero, ma sappiamo anche, nel senso che siamo in grado di esibire davvero, due numeri A e B, tale per cui A alla B è razionale. Notiamo che questa informazione è contenuta nella dimostrazione e questo è un fatto essenziale che differenzia questa dimostrazione dalla prova precedente. Astraendo dall'esempio specifico, in generale, noi vorremmo che ogni volta che dimostriamo un enunciato disgiuntivo o esistenziale, cioè ogni volta che l'enunciato di un teorema abbia la forma A or B, oppure esiste un X tale per cui valga la proprietà P, beh, ogni volta che un enunciato ha una tra queste due forme, noi vorremmo essere in grado di indicare quale disgiunto valga tra A e B, oppure un valore che renda vera la proprietà P. Non solo, vorremmo che queste informazioni siano reperibili andando a leggere la dimostrazione. Ad essere ancora più precisi, vorremmo che la dimostrazione di un enunciato di una delle forme precedenti, cioè di una forma disgiuntiva o di una forma esistenziale, ci fornisca un algoritmo che ci indichi di volta in volta il disgiunto vero, oppure costruisca un testimone, un elemento, che renda vero la proprietà P quantificata esistenzialmente dalla variabile x. In altre parole, vogliamo un elemento il quale, sostituito ad x, ci renda vera p. E vorremmo che la nostra dimostrazione sia davvero un algoritmo per costruire questo valore. Questo tipo di richiesta suona perfettamente ragionevole e altamente desiderabile. Se noi abbiamo un enunciato di tipo esistenziale e ci viene fornito attraverso la dimostrazione un algoritmo per calcolare il valore espresso nell'esistenziale, è chiaro che questo è molto comodo e utile, non solo in matematica ma anche in informatica. Tuttavia, questa attitudine non viene gratis. Non possiamo più accettare di usare assiomi che violino direttamente questo tipo di requisito. In particolare, nei sistemi classici vi sono assiomi evidentemente incompatibili. Questi assiomi sono presenti in alcune teorie classiche, ad esempio, per chi di voi conosce la teoria degli insiemi, l'assioma della scelta è critico in questo senso, ma vi sono assiomi anche nei sistemi classici della logica pura. Ad esempio, la legge del terzo escluso dice che per ogni formula A vale A or non A. Tuttavia, se noi asseriamo questo come di fatto un assioma, questo non ci fornisce alcun modo per decidere quale di queste due alternative mutualmente esclusiva sia valida. Questo significa che se noi vogliamo un sistema che permetta di estrarre algoritmi dalle dimostrazioni, sempre e comunque dobbiamo adottare una nozione di dimostrazione nella quale la legge del terzo escluso sia rifiutata. Se andiamo a ripercorrere la prima dimostrazione dell'enunciato 18.1, vediamo che la legge del terzo escluso in essa è essenziale. In effetti è esattamente il passaggio che ci consente di non decidere se radice di 2 alla radice di 2 sia razionale oppure irrazionale. In effetti, ma questo è un fatto collaterale che non compare in quella dimostrazione, radice di 2 alla radice di 2 si può dimostrare che non è razionale, anche se la prova è decisamente un po' più complicata.
sebbene in apparenza rigettare la legge del terzo escluso sia sufficiente per la logica pura, in effetti vedremo che lo è, non è sufficiente per molti altri principi che si adottano usualmente nelle teorie matematiche. Un esempio estremo è dato dall'assioma della scelta. Senza dettagliarlo troppo, una delle sue conseguenze è il teorema di Tarski-Banach. Questo teorema afferma, in un modo molto semplice, che è possibile prendere una sfera nello spazio di Euclide, quello solito, quello usuale, che conosciamo tutti. Bene, in questo spazio è possibile prendere una sfera, tagliarla in un numero finito di pezzi, che possono essere riassemblati tramite movimenti rigidi, quelli soliti della geometria elementare, in modo tale da formare due sfere identiche a quella iniziale. La dimostrazione, in un certo senso, costruisce, in un senso che ovviamente non riusciamo a comprendere davvero, i pezzi usando l'assioma della scelta. È assolutamente evidente che chiunque non sia un matematico chiamerebbe questo un miracolo, a meno che non si mostri un modo per tagliare la sfera originale e un modo per riassemblarne i pezzi. Anche ogni matematico noterebbe che la dimostrazione fallisce proprio nel mostrare metodi effettivi per effettuare queste operazioni. In altre parole, la dimostrazione non fornisce un algoritmo per tagliare i pezzi della sfera. Noi sappiamo che esistono, ma non sappiamo come sono fatti e non sappiamo di conseguenza come riassemblarli. L'aspetto per cui non sappiamo queste informazioni è che l'assioma della scelta opera una sorta di magia, quello che una persona comune chiama per l'appunto miracolo. Quanto vogliamo ottenere è un sistema logico che permette di calcolare gli oggetti o le scelte che dobbiamo fare. In un certo senso siamo interessati a che le dimostrazioni in questo sistema forniscono una sorta di algoritmo, anzi, ancora di più, siano esse stesse leggibili come una specie di algoritmo per costruire i risultati impliciti nella loro enunciazione. Questa attitudine verso la matematica ha un nome, si chiama costruttivismo, e l'abbiamo già incontrato nella nostra panoramica storica all'inizio del corso. Questa attitudine ha prodotto una differente sorta di sistemi logici. In questi sistemi, principi come ad esempio la legge del terzo escluso sono banditi, oppure essi sono accettati sulla base del fatto che permettano o impediscano la possibilità di costruire per l'appunto gli oggetti che i loro enunciati implicano esistere. In maniera più concreta, in un sistema costruttivo di logica pura, un enunciato come la legge del terzo escluso è essenzialmente inaccettabile se esso non viene accoppiato ad un modo per decidere quale dei due disgiunti sia vero. In un sistema costruttivo, un principio come l'assioma della scelta è inaccettabile a meno che non ci venga fornito un modo per descrivere, per esibire la scelta che viene effettuata. La verità è che non c'è un singolo sistema costruttivo, non c'è nemmeno una singola logica costruttiva. Ci sono molti sistemi e molte variazioni sul tema, con differenti gradi di costruttività, con differenti fondamenti filosofici che stanno dietro al modo in cui si concepisce l'idea di costruzione, e vi sono gradazioni di costruttività nei sistemi formali che dichiarano di aderire a questo paradigma.
è una situazione complessa. Questa grande varietà di sistemi ha avuto una profonda influenza sulla matematica della seconda metà del Novecento e ha avuto un profondo impatto sullo studio della calcolabilità e soprattutto, e questo è di particolare interesse per il nostro corso, sulle sue applicazioni, principalmente quelle informatiche. Tra i molti sistemi costruttivi, il più importante è la logica intuizionista. Esso occupa un posto speciale in primo luogo perché è stato il primo tentativo di catturare in un sistema formale l'idea originale di Brouwer dell'approccio costruttivo alla matematica. Quindi il primo motivo per cui la logica intuizionista è importante è un motivo storico. Il secondo motivo è che in pratica la logica intuizionista è per molti versi il sistema più semplice, il più studiato e anche, da un certo punto di vista, il meglio compreso tra i sistemi costruttivi. Nel seguito introdurremo la logica proposizionale intuizionista e la logica intuizionista al prim'ordine, mostrando alcune delle principali caratteristiche di questi sistemi. A differenza dello studio dei sistemi classici, eviteremo di dimostrare la maggior parte dei risultati e salteremo a pie pari molti aspetti importanti. Il campo della matematica costruttiva è ampio, profondo, variegato e complesso. E il nostro obiettivo non è studiarlo approfonditamente, ma piuttosto mostrare come un sistema non classico possa essere di ampio interesse nell'ambito informatico. La sintassi della logica intuizionista è molto facile da descrivere, avendo in mente quella della logica classica. Nel caso proposizionale, le formule sono formate nello stesso identico modo che nel caso classico. Anche nel caso del prim'ordine, i termini e le formule sono costruite in maniera identica. In altre parole, il linguaggio basilare è il medesimo tra i due sistemi, quello classico e quello intuizionista. La differenza consiste nel modo in cui definiamo le dimostrazioni. Le prove valide in logica intuizionista sono tutte e sole le prove classiche in deduzione naturale in cui non compaia la legge del terzo escluso. In altre parole, il calcolo proposizionale e il calcolo al prim'ordine nel caso intuizionista sono identici al corrispondente caso classico, eccezion fatta per la legge del terzo escluso che viene eliminata dal sistema. Una prima evidente conseguenza è che ogni dimostrazione pi greco di A a partire da gamma entro la teoria T effettuata nella deduzione naturale per la logica intuizionista, quindi senza usare il terzo escluso, è anche una dimostrazione in logica classica. In effetti, questo è anche il motivo per cui a suo tempo abbiamo sottolineato che è meglio effettuare le dimostrazioni senza utilizzare il terzo escluso. In questo modo, gratuitamente, tutte quelle dimostrazioni sono in realtà dimostrazioni che ci ritroviamo gratis nella logica intuizionista. Tuttavia, questo significa che potremmo immaginare che la logica intuizionista sia meno espressiva della logica classica. È possibile che vi siano degli enunciati che siano dimostrabili all'interno della logica classica, ma che non siano dimostrabili all'interno della logica intuizionista, perché essi richiedono l'uso della legge del terzo escluso in un modo essenziale. Al contrario, ovviamente, ogni risultato dimostrabile in logica intuizionista è anche valido in logica classica,
perché semplicemente ogni dimostrazione intuizionista è anche classica. In un certo senso questa osservazione è perfettamente corretta, ma in un altro senso non lo è. Non è necessariamente corretta perché l'abilità di dimostrare di più, avendo una regola di inferenza in più, il terzo escluso, ci può condurre a dimostrare l'inconsistenza di più teorie. In altre parole, se noi abbiamo a disposizione il terzo escluso, almeno in linea di principio, data una teoria T, se la interpretiamo intuizionisticamente, non siamo in grado di derivare una contraddizione, mentre se la interpretiamo classicamente, questa contraddizione appare in virtù dell'applicazione del terzo escluso. Ad esempio, la tesi di Church nella teoria della calcolabilità, come abbiamo visto, afferma che una funzione dai naturali nei naturali è calcolabile se e solo se esiste una macchina di Turing che la calcoli, oppure se tale funzione è rappresentabile come un lambda termine nel lambda calcolo puro, oppure in maniera ancora più pragmatica, se tale funzione può essere semplicemente codificata all'interno di uno degli usuali linguaggi di programmazione. Ha perfettamente senso richiedere che ogni funzione che possiamo definire, ad esempio nell'aritmetica, sia calcolabile. Se noi facciamo questa affermazione e la traduciamo in una formula dell'aritmetica stessa, una formula della logica al primo ordine, espressa nel linguaggio della logica al primo ordine, otteniamo quella che è chiamata la tesi formale di Church. Succede che la teoria formale dell'aritmetica, accoppiata alla tesi formale di Church, sia una teoria perfettamente ragionevole dal punto di vista intuizionista, che può essere provata essere consistente, priva di contraddizioni rispetto all'aritmetica classica. Al contrario, non è difficile dimostrare che la medesima teoria, la teoria dell'aritmetica più la tesi formale di Church, sia contraddittoria, inconsistente, quando la guardiamo attraverso gli occhi della logica classica. Vogliamo sottolineare che una teoria come quella che abbiamo presentato non è un esempio fittizio, ma un interesse matematico genuino, anche un interesse informatico, almeno dal punto di vista dell'informatica teorica, assolutamente ragionevole. Io ho l'aritmetica e voglio studiare tutte e sole le funzioni calcolabili nell'aritmetica. Vorrei una teoria formale che parli di tutte e sole le funzioni calcolabili. Quello che ci dice questo risultato che abbiamo appena enunciato è che la versione intuizionista di questa teoria ci consente di portare avanti questo studio, mentre la versione classica di questa teoria ce lo rende impossibile, perché semplicemente la teoria è contraddittoria di per sé. Il motivo per cui la versione classica di questa particolare teoria è inconsistente è dato dal fatto che nella logica classica, all'interno dell'aritmetica senza la tesi formale di Church, noi possiamo dimostrare che esiste una funzione non calcolabile. Quindi se noi contemporaneamente affermiamo che tutte le funzioni sono calcolabili, otteniamo evidentemente una contraddizione. Quindi la tesi formale di Church, che afferma che ogni funzione è calcolabile, è contraddittoria con la teoria dell'aritmetica intesa in senso classico. In logica intuizionista la medesima prova non può essere effettuata, perché la costruzione, tra virgolette, di una funzione incalcolabile viene fatta usando la legge del terzo escluso in un modo assolutamente essenziale ed inevitabile. Tuttavia, la logica intuizionista
non è davvero meno espressiva della logica classica, anche considerando teorie perfettamente consistenti dal punto di vista classico. Infatti, in un certo senso, ogni teorema classico può essere dimostrato in logica intuizionista, a meno di una traduzione del suo enunciato. Precisamente, la traduzione di Gödel-Gensen è una mappa da formule in formule induttivamente definita come segue. Per le formule primitive vero e falso vale che la traduzione del vero è il vero e la traduzione del falso è il falso. Ogni formula atomica, nel caso del linguaggio del primo ordine, oppure ogni variabile proposizionale, nel caso del linguaggio proposizionale, viene tradotta nella doppia negazione di se stessa. La traduzione della congiunzione A and B è la congiunzione delle traduzioni. La traduzione della disgiunzione A or B è la negazione della congiunzione delle negazioni delle due traduzioni di A e B. Si noti la somiglianza di questa traduzione con la legge di De Morgan. La traduzione dell'implicazione A implica B è l'implicazione composta dalla traduzione di A implica la traduzione di B. La traduzione di una formula quantificata universalmente per ogni x di tipo S A è per ogni x di tipo S della traduzione di A. Infine, la traduzione di una formula quantificata esistenzialmente, esiste x di tipo SA, è non per ogni x di tipo S, non la traduzione di A. Ancora una volta si noti come questo assomigli molto alla legge di De Morgan per la quantificazione esistenziale versus la quantificazione universale, legge che abbiamo dimostrato tempo addietro. In logica classica, per ogni formula A, esiste una dimostrazione classica che fa vedere che A è equivalente alla traduzione di Gödel-Gensen di A. La dimostrazione è per induzione sulla formula A. Se A è il falso oppure il vero, semplicemente per introduzione di implicazione abbiamo che il falso implica il falso e che il vero implica il vero. Quindi, per definizione di uguaglianza tra due formule, abbiamo che il falso è uguale al falso e che il vero è uguale al vero. Se A è una formula atomica, semplicemente la dimostrazione consiste nel dimostrare che A è uguale a non A. Prova che abbiamo riportato nella slide, ma che abbiamo già eseguito tempo addietro. Se A è la congiunzione B and C, per ipotesi induttiva esistono le dimostrazioni B equivale alla traduzione di B e C equivale alla traduzione di C. E, come da definizione, la traduzione di A è la traduzione di B and la traduzione di C. Quindi le due prove dimostrate nella slide dimostrano l'asserto del teorema. In particolare, andando ad esaminare le due prove, vediamo che esse seguono la strategia standard, in cui smontiamo le due assunzioni in alto, dopodiché adottiamo una metà dell'ipotesi induttiva. Da essa componiamo introducendo l'end e poi introducendo l'implica e scaricando l'assunzione. Se A è la disgiunzione B or C, per ipotesi induttiva abbiamo le prove che dimostrano che B equivale alla traduzione di B e C equivale alla traduzione di C, e la traduzione di A è la negazione
della negazione della traduzione di B and la negazione della traduzione di C. Quindi la dimostrazione in calcolo naturale di B or C implica la traduzione di A è quella mostrata nella slide. In essa le due prove implicite, quelle con i puntini, sono dettagliate nel caso della dimostrazione di NOT. Nella direzione opposta, la prova non presenta particolare difficoltà e utilizza due istanze della legge del terzo escluso. La prova prosegue secondo le tecniche oramai standard che abbiamo già visto nella prima parte del corso e l'unico aspetto rilevante è che le due prove implicite, quelle marcate con i puntini, sono dettagliate nel caso non di questa dimostrazione. Il caso dell'implicazione B implica C è perfettamente analogo. Abbiamo le due prove che dicono che B equivale alla traduzione di B e C equivale alla traduzione di C per ipotesi induttiva e abbiamo che la traduzione dell'implicazione è l'implicazione delle traduzioni. Le due prove in calcolo naturale corrispondenti sono quanto ci possiamo aspettare in cui le due parti implicite sono derivate smontando la definizione di equivalenza tra asserti presenti nella ipotesi induttiva. Se A è la negazione di B, per ipotesi induttiva esiste una dimostrazione che faccia vedere che B equivale alla traduzione di B. Quindi noi possiamo dimostrare a partire da non B che vale la negazione della traduzione di B, questo nella prova a sinistra, e da questo deduciamo metà dell'equivalenza che intendiamo dimostrare e possiamo far vedere al contempo che dalla negazione della traduzione di B possiamo dimostrare non B e introducendo l'implica dimostriamo l'altra metà dell'equivalenza che è il nostro obiettivo. Facciamo notare e sottolineiamo che le due parti, le due premesse dell'introduzione di implica a sinistra e a destra sono esattamente le prove che abbiamo lasciato implicite in qualche caso precedente di questa dimostrazione. Se A è la formula universalmente quantificata per ogni XB, allora per ipotesi induttiva, come al solito, abbiamo che B equivale alla traduzione di B e abbiamo che la traduzione di A è per ogni X traduzione di B. Quindi, come sempre, dimostriamo le due metà dell'equivalenza obiettivo del nostro teorema fornendo due prove in calcolo naturale che seguono la strategia standard senza alcuna particolare sorpresa. Se A è la formula esistenzialmente quantificata esiste XB, per ipotesi induttiva abbiamo che c'è una dimostrazione che fa vedere che B è uguale alla traduzione di B e abbiamo che la traduzione di A è non per ogni X non la traduzione di B. La prima metà dell'equivalenza che è il nostro obiettivo è dimostrata in maniera molto elementare seguendo la prova illustrata nella slide. La seconda metà della prova è apparentemente più complessa, utilizza la legge del terzo escluso in un modo essenziale, ma vale la pena rammentare, andando a guardare indietro negli esempi che abbiamo mostrato per la deduzione nella logica del primo ordine, che questa prova è di fatto già stata fatta seguendo la falsa riga di quanto abbiamo fatto in precedenza. La prova in ogni caso non è particolarmente complessa. Questo conclude la nostra dimostrazione.
In un certo senso, l'enunciato appena dimostrato può essere invertito. Infatti, se pi greco è una prova di A da gamma in logica classica, allora esiste una prova pi greco primo in logica intuizionista che dimostra la traduzione di A a partire dalla traduzione delle assunzioni presenti in gamma. La dimostrazione non è particolarmente difficile, ma è alquanto lunga e contiene alcuni passaggi non elementari. Per questo non dimostreremo questo risultato. Chi fosse interessato può guardare riferimenti alla fine di questa lezione. Tuttavia, ha denunciato numerose conseguenze. Quelle più rilevanti per i nostri fini sono: ogni teoria classica, e quindi ogni dimostrazione classica, può essere tradotta in logica intuizionista, ottenendo un risultato che, almeno dal punto di vista classico, è completamente equivalente. Quindi, in questo senso, la logica classica non è davvero più espressiva della logica intuizionista. Possiamo sempre dimostrare in logica intuizionista un risultato equivalente a qualsiasi risultato classico noi possiamo dimostrare in logica classica. La logica intuizionista consente di distinguere formule che sono classicamente equivalenti. Questo significa che in un certo senso la logica intuizionista è più espressiva della logica classica, perché in un qualche modo la logica classica appiattisce l'informazione presente nelle formule e nelle dimostrazioni intuizioniste. In un altro modo, per dire la stessa cosa, la logica intuizionista è più fine, è più sottile, è più delicata nel analizzare l'informazione contenuta nelle dimostrazioni, mentre la logica classica è più rozza e comprime questa informazione essenzialmente su solo due valori di verità.